campana del sostegno a distanza, SAD, è stata presentata presso la Sala Cirillo di Palazzo Matteotti in occasione del convegno Solidarietà e Sviluppo Sociale organizzato da Forum SAD e del SAD con il patrocinio della provincia di Napoli e il sostegno della Fondazione con il Sud. 10 organizzazioni umanitarie si uniscono per promuovere la cultura della solidarietà e del volontariato attraverso il sostegno a distanza, la più popolare forma di cooperazione degli italiani. Oltre 1,5 milioni sostengono bambini e comunità in difficoltà nei paesi del cosiddetto sud del mondo. Quest'anno per la prima volta la provincia di Napoli detiene la presidenza ELSAD, ossia Coordinamento Enti Locali Sostegno a Distanza. Noi siamo molto vicini alla prima rete nazionale su sostegno a distanza che è Forum SAD, infatti a breve istituzionalizzeremo il rapporto con un protocollo d'intesa che verrà presentato nella prossima assemblea nazionale del Forum SAD e dell'ELSAD. E quindi noi ci battiamo in prima linea, io in particolar modo, proprio per far sì che questa pratica del sostegno a distanza possa diventare comune per tutto il nostro territorio, non soltanto per la provincia di Napoli, ma soprattutto per la regione Campania. E quindi mi sto attivando come ufficio, come segreteria, con una serie di proprio incontri con i comuni del nostro territorio per sensibilizzare, per far sì che quanti più comuni possibili aderiscano a questa rete. Ricordiamo che nonostante il periodo di forte crisi sono tantissimi gli italiani che continuano a sostenere questi bambini e queste famiglie nei paesi sottosviluppati, parliamo di circa 1,5 milioni di italiani, e quindi noi dobbiamo per questo lottare e continuare per dar forza come istituzione a tutte le associazioni che operano sul territorio e da anni. Adesso abbiamo anche delle card dove sono ovviamente 10 associazioni per le associazioni che hanno partecipato oggi, quindi non solo a quelle che hanno comunque partecipato al corso di formazione, sono Marianna. Si è anche proceduto alla consegna delle card del sostenitore a distanza alle associazioni attive sul territorio provinciale napoletano che hanno partecipato a un corso di formazione specifico sul sostegno a distanza. La card del sostenitore nasce nel 2011 in via sperimentale grazie all'iniziativa dell'associazione Forum SAD e con il patrocinio del Comune di Roma, città che ospita ben il 10% dei sostenitori italiani, come forma di ringraziamento alle persone impegnate nel sostegno a distanza, che in Italia sono circa 1,5 milioni. Quando si parla di sostegno a distanza bisogna necessariamente parlare di progetto, quindi qualcosa che si sperimenta e che può dare dei risultati anche nel breve termine. Noi portiamo avanti un progetto da molti anni in Cambogia e stiamo vedendo finalmente i risultati, e quindi crediamo in questa modalità di sostegno, in questa modalità comunque di attivare la cooperazione attraverso appunto due paesi così differenti, proprio perché appunto nel caso nostro si tratta di Italia e nell'altro caso si tratta di Cambogia. Su che cifre siamo in Cambogia? Allora, come cifre di, diciamo così, di bambini beneficiari, a partire dal 2006 fino ad oggi ne abbiamo aiutati penso oltre 5.000, anche perché comunque si tratta di un progetto che è nato ancora prima del 2006, però che ha subito delle evoluzioni. E si tratta di bambini che in un modo o nell'altro hanno avuto accesso alla scolarizzazione, quindi hanno imparato a leggere, scrivere e fare di conto, e in alcuni casi sono anche riuscite ad arrivare fino all'università. Nel corso dell'iniziativa è stata ricordata la figura di Nelson Mandela attraverso la proiezione del video Mandela Dance di Massimo Ghirelli e l'intervento della professoressa Ercolessi dell'Università Orientale di Napoli. Vorrei essere a righe, bianco e nero, e portare sulle braccia e sulle mani questo assurdo dilemma, e sulla faccia lo sguardo doppio, il sorriso mischiato, una parola scura ed una chiara. Vorrei essere a righe, bianco e nero. E allora griderei a questa terra, ai suoi dominatori, ai manganelli, alle catene, alle entrate divise, alle torture, a chi vuol far straniero un popolo nel suo stesso paese. Provate a separarmi, segregate la parte nera di me, discriminate sulla mia pelle a righe il bianco e il nero, scindete i miei pensieri, sezionate il mio cuore. Fate a pezzi la mia voglia d'amare, dividete i desideri bianchi e quelli neri. Provate a separarmi da me stesso. Nelson Mandela ha avuto una grandissima importanza per la cooperazione internazionale in quanto uomo simbolo, uomo che ha lottato tutta la vita per ideali di cosiddetti non razziali, e non razziali significa qualcosa di più che multirazziali, cioè quelle
le esperienze delle persone, le scelte politiche vengono fatte su una base che non è appunto legata al colore della pelle ma ad altri tipi di elementi. Nelson Mandela, avendo proposto all'interno del suo paese un modello di grande riconciliazione nazionale, ha favorito la cooperazione tra le persone, tra i popoli, tra i gruppi all'interno del Sudafrica, ovviamente anche all'esterno del suo paese, tra diverse parti del mondo, tra diverse parti dell'Africa anche. Il Sudafrica ha un grandissimo ruolo, per esempio, anche nel sostegno, nella cooperazione internazionale verso altri paesi africani, ad esempio, più poveri. E c'è una tradizione, secondo me, importante da ricordare, che è quello che già avveniva durante la lotta contro l'apartheid. Cioè anche l'Italia, per esempio, gli enti locali, per esempio, gli enti territoriali, i sindacati, le chiese italiane, le scuole, eccetera, hanno per esempio già durante gli anni Ottanta, cioè durante la lotta contro l'apartheid, promosso forme di solidarietà con le lotte interne al Sudafrica, che non erano tanto di sanzione al regime quanto di cosiddette, venivano chiamate allora, azioni positive, cioè azioni che andavano a rafforzare e ad aiutare le comunità nere all'interno del Sudafrica a resistere, a lottare contro il regime dell'apartheid. E queste sono state forme di lotta, di assistenza, di supporto alle lotte interne, fatte appunto da moltissimi attori, in quella che per esempio oggi noi chiamiamo cooperazione decentrata, no? Cioè che va da territorio a territorio. E quindi sono state le chiese, sono stati gli studenti, sono state le scuole, sono stati i bancari. Il dottor Curatola, che sta parlando nell'altra stanza, era esattamente uno dei grandi animatori di questo tipo di cose. Sono stati i sindacati, molto importanti. E ci tengo a ribadire, perché in Italia hanno avuto veramente un ruolo estremamente significativo gli enti locali e territoriali, cioè i comuni, le province, le regioni. Ecco, questa tradizione continua in qualche misura ancora oggi. Se noi oggi andiamo a vedere forme di cooperazione che esistono tra l'Italia o i paesi europei o le NGO italiane o anche enti locali italiani e il Sudafrica, troviamo che c'è una tradizione di esperienze che risale a quel periodo, di cui Mandela è stato, se non l'artefice diretto, certamente però il punto, come dire, il personaggio ideale in qualche modo anche di questa cooperazione, no?